da Massimo Zedda, che è sindaco da meno di un anno. Buongiorno. Zedda è di Cagliari e forse in questo contesto si può inserire sia dal punto di vista della domanda principale, qual è nella scala di preoccupazioni quella che viene al primo posto oggi, e anche nei confronti di un altro aspetto, cioè quanto e come si informa sulla Sardegna su scala nazionale, che è un altro aspetto che trattiamo questa mattina. Prego Zedda. No, buongiorno a tutti. Innanzitutto c'è uno dei problemi, è quello del lavoro. Il primo problema, la prima preoccupazione è il lavoro che manca, il lavoro precario, il lavoro che non c'è, e il lavoro che rischia di perdersi, come quello dei lavoratori dell'Alcoa. Io sono stato la settimana scorsa, nel corso della riunione di tutti i consigli comunali e della provincia di Carboni Iglesias, perché il problema dell'Alcoa colpisce e influenzerà anche la provincia di Cagliari. Direttamente, se si tratta di mille lavoratori, l'indotto arriva a quasi 5.000 lavoratori e 5.000 famiglie, ovviamente. Quindi è una situazione drammatica. E questo è il primo delle cose. Se ne parla abbastanza, e parlandone si renderebbe un servizio al tentativo di soluzione di questi problemi? Ma se ne parla innanzitutto perché i lavoratori dell'Alcoa e delle altre imprese, dei tanti lavoratori del mondo industriale che in crisi protestano, e come ieri hanno protestato prima della partita, riescono loro a portare all'attenzione degli organi di informazione nazionale le loro vicende. Quindi da questo punto di vista se ne parla perché loro stessi, in modo serio, come hanno sempre fatto, in modo anche innovativo, immaginano proteste che possano arrivare a cogliere il sentimenti diffusi anche di attenzione nei confronti di queste manifestazioni, per sensibilizzare. Il problema è innanzitutto trattenere l'Alcoa, perché deve rispettare i patti che sottoscritti a suo tempo, che oggi non sta rispettando, e l'altro aspetto è quello attraverso l'intervento della regione, delle comunità, degli enti locali, premere sul governo nazionale perché si apra un tavolo che è in corso, sulla una discussione sulla vicenda dell'industria in Sardegna, perché anche una nuova idea di sviluppo, comunque su quell'idea di sviluppo nuovo va pensata, immaginata, perché oggi non si può dire, in attesa dell'idea di sviluppo, vadano a casa i lavoratori dell'industria. Allora, due cose: uno il presente immediato e l'altro l'immediato futuro, se ho capito bene. Ma per esempio, secondo lei, dal suo punto di vista di sindaco del capoluogo della regione, c'è un mezzo per fermare questa evasione da parte della proprietà e dell'Alcoa? Ma innanzitutto c'è un mezzo, che è quello di premere perché l'Alcoa rispetti i patti, come dicevo prima. L'altro aspetto è mettere a correre energie, idee, risorse per immaginare uno sviluppo alternativo, che non sarà però a breve, e quindi nel frattempo trattenere queste imprese in Sardegna. Oltretutto, quando vanno via queste grandi industrie, lo sanno bene i sardi, ospiti in trasmissione, lasciano disastri ambientali, e noi sardi siamo costretti anche a pagare per le bonifiche dei siti dismessi da grandi industrie che abbandonano il territorio sardo e lo abbandonano in condizioni non di tutela, ma di inquinamento diffuso. Quindi purtroppo è una storia molto preoccupante quella dell'alcol.